Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'inizio del gioco in cui a quanto pare siamo stati chiamati e l'Arso Consiglio ci ha legato qualcuno al braccio per tenerci d'occhio. Ci hanno restituito la spada e dobbiamo infilarci in questo portale. La sentinella sarà legata alla tua mano. 200 anime, un po' pochine, eh? Le monete blu, la salute verde e l'ira gialla, ok. Pochi possono permettersi i suoi servizi, ma forse puoi strappare un accordo. Il consiglio tratta con i demoni adesso, vero? Beh, lui è un mercante. È stata infranta. Alcuni demoni sono usciti dalle grazie del distruttore. Volgrim è uno di quei reietti. Ed è da tempo che cerca un dialogo con noi. Interessante. Da quanto mi trovo qui? Non fare domande. Questa è la conseguenza di avere... No, forse è un flashback, non mi ricordo. Oh, certo che come va, all'essere umano finisce sempre nel culo, eh. Ci hanno teletrasportato, ok. Pare che la tua traiettoria fosse un po' sballata. Non avere fretta, cavaliere. Finché non sarà finita, considerati un cane al guinzaglio. La sentinella è proprio bella come estetica. Se ti dico di sedere, ti conviene stare a coccia. E se devo prenderti a calci, non osare mostrare i denti. È chiaro? È proprio bella come estetica la sentinella. Di tutto di questo gioco mi piace, l'estetica dei personaggi, le armi. Bravo, cucciolo. È tutto fatto bene. Poi anche il mondo di per sé è proprio fatto bene. Allora, l'Hotel Seraphim. Che nome poco appropriato per questo luogo. Posso raccogliere la roba? Sì, ok. Evoca la sentinella premendo questo. Il consiglio ti ha incaricato di trovare Volgrim. Quindi inizia a cercare. Ok, va bene, questa è la mia missione. Però come sempre devo cambiare la telecamera. Oh, finalmente. Così sì che si ragiona. Dunque, come va, questo mondo viene sempre invaso da demoni, angeli, mezzangeli, mezzorchi. Insomma, siamo una via di mezzo per essere sempre invasi noi, eh. Guerra può aggrapparsi alle sporgenti lungo... Ah, ok, non avevo capito che serviva il grip comunque. È uno zombie quello? Sì, sembrerebbe proprio di sì. Un umano comunque risucchiato di tutta la sua essenza vitale. E a quanto pare sono vivi. Vivi, tra virgolette, sono morti viventi. Ecco il comitato di benvenuto. Perché c'è sempre... Dopo un apocalisse ci sono sempre gli zombie. Perché non ci può essere mai una cazzo di città vuota? Perché non ti presenti? Ai nostri nuovi amici? Gli zombie mi sa che posso già... No, non posso prenderli subito. Però posso prenderli a badilate, dai. Oh, prima mi sono messo a spulciare un attimo le combinazioni di tasti. Sono semplici comunque. Quadrato, quadrato, quadrato. X quadrato, tieni premuto quadrato. Le solite robe, insomma. Mamma mia, un po' eccessivo questo. Tieniti presto la macchina. Dove sono? Aspetta. Ce n'erano altri. Ah, eccoli. Stavo dicendo, che fine hanno fatto? Allora, io devo ammettere che non mi ricordo se in questo gioco ci sono segreti da cercare in zone nascoste. Penso proprio di sì. Anche gli oggetti nascondono anime per qualche arcano motivo. È passato molto tempo, però di questo gioco, come ho detto già la scorsa volta,
un demone ciccione o uno zombie ciccione, non lo so. Ah, un demone che si fa saltare in aria, molto bene. Qua giù. Qua giù. Ok, pensavo di potermi aggrappare, niente. Ok, non dovevo aggrapparmi sul muro, ma sul tubo. Ecco fatto. Come stavo dicendo di questo gioco, e ho già detto anche la scorsa volta, bagliore del guanto. Il guanto brilla quando è possibile attivare l'interazione con cerchio. Ok. Questa è la magica interazione, ovvero sbattili a terra e spaccagli il cranio. Molto interessante. Mi ricordo veramente poco a livello di storia. Che bello. A livello di storia, come ho già detto. Per spostarmi rapidamente, c'è qualcosa da queste parti? Fermi tutti, fatemi controllare. Credo di sì, c'è il piano superiore. E come appunto stavo dicendo, di segreti mi ricordo poco e nulla. Cioè, non vorrei finire per cercare in punti che magari non nascondono proprio nulla. Però è quello il bello dell'esplorazione. Salta. Salta giù. Ah, porca. E niente, si è imbambolato. Ecco fatto. Si era un attimo imbambolato e non voleva muoversi. Tieni premuto per scagliare in aria i nemici. Ma va? L'ho imparato poco fa quello. Comunque l'interazione... Aiuto! Aiuto! Devo ricordarmi i tasti. L'interazione unica, come dice il gioco, con il cerchio alla fine non è nient'altro che un modo per recuperare punti vita. Devo abituarmi con la visuale in questo modo. Io, no, allora, non so se capita solo a me questa cosa, ma io da che gioco, la visuale la devo sempre cambiare in un determinato modo, non, dipende sempre dal gioco. Non tutti i giochi, purtroppo, per me sono comodi da avere in un determinato modo. Ma altri giochi invece preferisco lasciare la sua impostazione. Dipende sempre da com'è la telecamera. Dipende sempre da quello alla fin fine. Allora, facciamo che gli do un colpo e li schiaccio tutti a terra, questi, per recuperare giusto quel pochino di vita extra che ci possiamo permettere, visto che il cicciotto di prima ci ha tolto un pochino di danno. Allora, tieni premuto. Trascinare oggetti. Tieni premuto per spostare gli oggetti. Ok. Non c'è un modo per calciarli così facciamo prima? A quanto pare no. Però mi ricordo, forse non è questo. Allora, probabilmente non è questo gioco, perché se non me lo dice vuol dire che non è. Guarda, una cesta esattamente come God of War, che ti fa recuperare punti vita. Cosa ci sarà mai dentro qui? Oh, guarda, della salute. Grazie, comunque. Anche se io mi stavo impegnando a recuperarla da quei cadaveri ambulanti, praticamente. E alla fin fine, questo gioco mi era piaciuto tanto di storia. Cioè, era interessante. Avevano messo comunque qualcosa di interessante in un gioco che, a parer mio, non aveva tante ambizioni. Cioè, nel senso, fatemi passare il termine, non aveva tanta ambizione di titolo. Era un titolo nuovo che si presumeva essere bello, e alla fine è stato così. E se hanno fatto 4 capitoli di questo gioco, dipende tutto da come hanno sfruttato i capitoli successivi. Io so, perché mi sono un po' informato, che questo gioco, alla fine, gli altri titoli cambiano lo stile di gioco. Non è più il tipo di gioco classico, perché per esempio come si dice, Genesis è un gioco in stile Diablo, con la visuale isometrica. Ah, che bello. È una visuale isometrica, e quindi cambia drasticamente il tipo di gioco in questo modo. Non in modo così eccessivo, ma comunque cambia. Devo recuperare un po' di sfere d'ira. Chissà se c'è un modo più avanti
per recuperare l'ira semplicemente colpendo i nemici. Sicuramente è così. Mi ho spaccato il pianoforte in testa. Nemico in arrivo. Nemico brutto in arrivo. Sembra un demone di Dark Soul. Aiuto, che hai fatto? L2 per concentrare guerra. Ma va? È un po' scomodo. Aiuto. È un po' scomodo comunque a livello di target questo cosa, perché devi tenerlo premuto quando bastava tenere schiacciato una volta, e secondo me era anche più comodo. Mi servirebbe qualche oggetto da lanciare. Se avessi un oggetto da lanciare, facciamo prima. Comunque finché gli faccio gli attacchi ad aria, questo non diventa un problema. Ti prendo a schiaffoni in faccia. Mamma mia. Anche le esecuzioni sono belle. E abbiamo guadagnato proprio niente di ira. Proprio pochissimo. Veramente poco e nulla. Dunque, che cosa si nasconde qui? Devo chiamare l'ascensore? Ah, giusto, devo andare di qua. Allora, se proseguiamo da questa zona, un altro muro ci crolla dietro. Ma sai che novità. Il bello di essere i protagonisti. Dovunque passi, tutto ti crolla ai tuoi piedi. O dietro la tua schiena, dipende sempre dalle zone. Sai cosa anche mi ricorda un po' questo tipo di texture che hanno messo, queste cose qua? Gli edifici, gli interni di Fallout New Vegas. Se ci fai caso, guarda, il muro è uguale. Ma noi tra l'altro, stavo guardando, ma a livello di struttura mi sembra che siamo quasi nani. Cioè, guarda, siamo bassissimi. O è tutto sproporzionato, non lo so. Dipende anche da quel punto di vista. Tanto qua probabilmente non ci tornerò più. Tanto vale usarla, no? Anche se è stata un po' sprecata. Ma tanto non ci torneremo mai più. Le intersezioni. Che struttura. Per quanto tempo sono mancato? Abbastanza. In anni terrestri. Circa un secolo. Abbastanza da far morire anche l'ultimo di quegli esseri uncoli. Solo 100 anni allora, per far morire tutti. Il terzo regno è perduto. Già. Quello è quello che è rimasto. Sì, vabbè. Anche slow motion. Mamma mia, quanto siamo cazzuti. Chi è? Vulgrim, sei tu? Scaltro. Quasi. Eccolo non qua. Ti ho sentito arrivare. Vulgrim. Il consiglio alla fine mi ha preso sul serio. Pertanto immagino che tu non venga a mani vuote. O questo sarà il più breve degli incontri. Sa trattare il demone, dai. Tieni, ho un po' di cibo per te. Cibo. Ah, che buono. C'erano alcuni giovani. Straordinario. Ma ormai c'è poco da cercare. Tu cerchi il potere di colui che è chiamato il distruttore. Troverai le risposte e la fonte del suo potere. Hai fretta di morire. Non sei che l'immagine sbiadita di ciò che eri. Non dureresti un solo istante. Via quel dito dal mio naso. Inoltre, la via per la torre è celata dalla magia demoniaca. Nemmeno io conosco la strada. Chi la conosce? Per te. Soddisfa la mia fame.
e io soddisferò la tua Cos'è, un corno? Era un corno quello? Raccogli 500 anni per il demone Vulgrin, dispensatore di morte. Sai che novità. Di lì è tutto chiuso, immagino, vero? Cerca tesori, un gioiello demoniaco che rileva la posizione di tutti gli scrigni presenti nelle vicinanze sulla mappa. Ah, qualcosa di utile. Che tra l'altro la nostra arma piano piano sta aumentando di livello, quindi dobbiamo continuare ad usarla. Quindi dobbiamo andare alla ricerca di un po' di tesori. Uno è qui e gli altri 5 sono da questo lato. Va bene. Iniziamo ad andare da questa parte. A me fa sempre ridere però. Vieni qua. Oh cazzo. Le animazioni sono proprio fatte bene. Comunque contro nemici piccoli come questi a sto punto continuo ad usare la spada in modo normale, giusto per far salire di livello la mia arma, perché almeno così la usiamo. Troppo terra. Sì, terra. Troppo guerra. Un po' eccessivo, devo dirtelo. Oh, ma guarda che bello. Il solito comitato di benvenuto. Proprio in faccia. Aiuto. Il vago ricordo che ci sia qualche tipo di runa o simili che ci faccia prendere meno danno. Sono abbastanza sicuro, ma non certo. Vabbè, tanto l'importante è arrivare a 500 anime, no? Anche io. Ma che bello. Cioè, è fatto bene comunque. Certo, l'interazione magari con l'acqua non c'è, però vabbè, sempre meglio di nulla. E aver ottenuto l'oggetto che ci fa vedere... una via bloccata dal ghiaccio. Che ci fa vedere dove sono i tesori, sicuramente non mi dispiace. Oh, ma guarda! Ciò che erano gli umani. Sai che novità. Ogni volta che arriva l'apocalisse, come ho già detto, l'uomo finisce sempre zombificato. In quest'acqua sembrerebbe esserci qualcosa di interessante. Per arrivare al tesoro basta che vado dall'altra parte. Ok, ma cosa succede se vado in acqua? Posso nuotare, l'importante è quello. Nuoto, premi cerchio per immergerti, triangolo per risalire, per scattare in acqua. Ok, l'importante è che non ci siano nemici in acqua. Poi tutto il resto è storia. C'è qualcosa di verde da questa parte, ma non capisco dove. Probabilmente è sopra. Cavolata, eccolo lì. Che cosa sei tu? Non lo so. Artefatto soldato. Queste antiche insegne furono assegnate alle legioni dell'inferno come trofei per la carneficina degli ultimi giorni. Riporta la Vulgrim e lui ti ricompenserà. Ah, ottimo. Altra roba che mi darà altra roba. Complimenti a noi. Dunque, dobbiamo andare a prendere quel tesoro che si chiama One Piece. C'è qualcosa da quel lato? Se... Aia! Dov'era? Non l'ho visto! Ma scusami... Ah, eccolo lì! È quella specie di grumo. Mamma mia, che brutto sei! Comunque, stavo dicendo, da quel lato sembrerebbe non poterci muovere. Dai, provaci, stupido grumo di teschi. Ecco fatto, un tesoro che ci donerà un pochino di anime. Veramente poche. Quindi, da questo lato abbiamo fatto. Ci tocca andare da quest'altro lato ora. Ma guarda un po' che belli zo... Quello cos'è, un corvo? Chissà se gli potrò, sparare un giorno ai corvi. A me fa morire proprio... Questa cosa di prendere gli oggetti. Loro sono lì tranquilli. Ah, che bella giornata da zombie. E gli arriva una cassetta postale in faccia. No, da quel lato. Da quel lato. Non so perché c'ho in mente Terra come nome, quando in realtà lui si chiama Guerra. Sarà per l'assonanza, ma non c'entra un cazzo. Lo so benissimo. Ok, io direi
di smetterla di cazzeggiare con le macchine e di continuare ad usare la spada. Oh, tu sembri molto più veloce di quello di prima. Forse è meglio prenderla una macchina, fermo. Fammi trovare una macchina che ci penso io. Parata, premi R1 mentre sei fermo, ok? Tanto non è mia intenzione. Ma dai, gli è finita in faccia all'altro. Le combinazioni di... Oh no, volevo fargli la finisher. Le combinazioni di tasti comunque, come ho detto già prima, sono facili ma sono belle. Sono proprio belle. Come farò ad arrivare lì? Allora, un forziere è qua sotto. E sicuro adesso mi fanno un'imboscata. Strano. Niente imboscata? Solo un paio di zombie normali? Meh, mi aspettavo qualcosa abbiamo di più. Abbiamo abbastanza anni per soddisfare l'appetito di Volgrim. Adesso speriamo che sia lui a soddisfare la nostra curiosità. È vero, potremmo andare da Volgrim, come hai detto tu. Ma io andrei a cercare prima gli altri... c'è un demone grosso lì. Andrei a cercare prima altre anime. Così magari possiamo anche comprare qualche oggetto, chi lo sa. Ci sono due demoni, uno quello con quella specie di ascia e uno è quello grosso. Ah no, due di quelli con l'ascia, bene. Porca troia. Allora, ulla. Tagliato a metà, felicemente. Dove è andato? È morto? Ma io ho visto anche quello grosso. Che fine ha fatto? Dov'è quello grosso? L'ho visto prima camminare. Ah, eccolo. Te l'avevo detto che c'era io. Aiuto. E no, niente. E niente. Vedi, comunque lui... È facile da evitare gli attacchi. Basta saltare. Colpisce sempre in basso. Dai, vieni qua con la manina. Oh, cazzo, la mano. Porca troia. Mi è spaccato la mascia. Mi sono morto. Sempre belle ste animazioni. C'è qualche altro tesoro che posso rubare prima di andare da Volgrim, come dice lui? Sì, posso andare in questo sottoscala. Comunque non sono pericolosi questi qua con l'ascia, dai. Facili da tirare giù. Meno complessi dei loro compagni cicciotti. Grazie delle anime verdi, anche se sono più anime verdi che anime blu praticamente. Dai, qui un'imboscata ci sta. Area chiusa. Piccola, stretta, no? Ok, un'altra cesta è qua dentro, quindi dentro questo palazzo ci dovrò entrare probabilmente. Posso entrare dalla finestra? Posso entrare dalla finestra. Ehi là, buongiorno, sono venuto a fare un prelievo. Un prelievo di anime. Tan tan tan. La cosa bella di questo gioco è che le animazioni comunque non sono fine a se stessi. Se io faccio l'animazione del colpo finale, per esempio, quello col cerchio, comunque colpisco tutti quanti. È quella la cosa bella. Cioè non è che è l'animazione fine a se stessa. Ma guarda poi a livello di dettagli. Questi sono parchimetri. Li rompi, oltre all'anima escono tutte le monetine. Che figata. Allora, sono rimaste solo due ceste. Una è nel buco, quella che ho saltato prima. Ah, però è solo una cesta di vita. Peccato. Vabbè, magari c'è il completismo, trova tutte quante le ceste. Ah, posso ucciderli allora, i corvi, dai. Almeno sta soddisfazione me la son tolta. Come aver schiacciato la testa a sta signora. Comunque, penso... Sta musica di tensione, perché ho ucciso uno zombie... Comunque penso che qua non ci posso arrivare per ora. Perché vedo quella roba lì blu che forse è un rampino. Quindi di conseguenza mi farà salire lì. Quindi per adesso abbiamo preso tutto quanto. Volgrim,
Ho preso tutte le anime e anche di più di quelle che volevi. Gli antichi sono dotati di intelletto, ma con questo puoi raggiungere un compromesso. È un fischio. Oltre il cancello cerca la prigione di Samael. Samael un tempo aveva un potere pari a quello del principe delle tenebre. Una volta. Come direbbe qualcuno, una minaccia. No, ma aspetta, non andartene. Che non prova simpatia per il distruttore. Perché la cosa non mi sorprende? Potrai cercarmi quando avrai raccolto più anime. Dai, ho 300 anime in più di quelle che devo. Ti pagherò dei tuoi sforzi. Dai, fammi comprare prima, guerra, aspetta. Voglio comprarmi qualcosa. Eccoti qua. Durante il tuo viaggio, smuovere le montagne. Di certi oggetti che sono di particolare interesse per me. Tipo quello che ho trovato poco fa. La legione perduta. Ma va? Se scopri dei manufatti della legione, portali da me. Saprò ripagare i tuoi sforzi. Dai, ho trovato qualcosa, quindi. Evocatore della terra, un corno magnificamente scolpito per richiamare e svegli antichi cancelli. Premi R2 per azionare il corno mentre è equipaggiato. Alcune creature possono essere attratte dal suono assordante dell'evocatore della terra. Ok. Scambia gli artefatti. Mi paghi. Prima qualcosa di nuovo per te. Interessante. Eccola qua. Ma scusa un attimo. Io mi ricordavo che ce ne fosse solo una. Che l'abbiano aggiunta in questa remastered? Può essere. Ricurva della falce può eseguire ampi attacchi in grado di devastare gruppi di nemici. Non vorrei dire una cazzata, ma io sono abbastanza sicuro che ce ne fosse solo una. Sono abbastanza sicuro. E qua possiamo amplificare le nostre abilità. Ok. Qui invece ci sono varie combinazioni di attacchi e qua tutti gli oggetti. Metterò da parte tutte le anime che troviamo per comprare subito questa. Appena arriviamo a 5000 la prendiamo. Assegno equipaggiamento. Seleziona un pezzo di equipaggiamento desiderato. Assegno l'oggetto. Seleziona lo svuoto equipaggiamento. Premi i tasti direzionari e guerra con l'oggetto. Ok. E io lo metterei verso destra, dai. Guarda un po'. Si sono azionati subito. Ma tu eri un cancello allora. Il richiamo del corno dei miei antenati. Risvegliati finalmente dal riposo senza sogni. Dunque, ora siamo liberi. Ma perché nessuno li ha mai usati sti corni nessuno allora? Nessuno è libero finché il distruttore è ancora in vita. Il distruttore, sì. Siamo vincolati al suo servizio. Ma rimaniamo amici. Così i suoi nemici sono nostri amici. Esatto. Passa pure, amico. Devi portare la vittoria. La libertà. La libertà. Come vuoi, amico di pietra. Ma se lo seguo succederà quello qualcosa. Era il cancello. Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è dietro. Io voglio vedere cosa fa invece. Ha fatto un saltello e se n'è andato. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il link per trovarmi sul sito Viola. Mi è appena passato un corvo davanti. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!